Nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con il mio nuovo Scania. Cioè, ce l'ho fatta fare questo Scania grazie ai soldi che ho preso di quel viaggio che ho finito io per da solo. Ci ho finito io da solo quel viaggio che sono andato fino in Irlanda. E siamo qua con un 580 vuoto, ovviamente, vuoto. E siamo diretti verso la Romania, Timisoara. Sulla Romania porta pneumatici. Direi subito di partire. Aspettate, mi regolo un po' il coso. Il volante più che altro. Questo qua. No, così, tac. No. Che altro? Così, vediamo. Ok, partiamo subito. Un viaggetto bello lungo da fare, quindi, cioè, bello lungo, sono 1300 km, come se nella realtà c'è 130 km più o meno, però è già bello lungo a casa mia. Via, tac, qualcuno no, via. Devo dare la precedenza, qualcuno no, via, partiamo. Non voglio flipparlo da subito. Aspettate, mi metto così, ripristino, boh. Così va bene. Guardate, è bello lo scambio. Sentite, è un vuoto questo, raga. Sta un botto sto camion, ma un botto proprio, cioè. Come vedete, raga, non ho ancora la skin nel camion e non ce l'ho, cioè non so neanche se riesco a metterla, cioè, perché stasera non ho wifi, cioè sto giocando offline, che io non avere wifi, che io sono povero. Poveraccio, quindi non ho wifi. Che siamo tutti ricchi, raga. Sto qua è un 580, cioè, magari voi non ci credete, ma è un 580. Cioè, sta 580, come vedete. Sta trasportando un 6x4 6x4 top line, una versione è una streamline. Versione, cioè, modello streamline, versione top line. Diciamo cabina top line, si dice meglio, cioè magari qualcuno ci credeva che è un 580 perché spinge, ma gli Scania sono le bestie, cioè non ho mai visto Scania, cioè te li fanno pagare gli Scania, costa anche magari un triplo di un triplo, però ragazzi miei non ti deludo, c'è solo il retarder. Non ho mai visto Scania deluderti, eh? Meno. Noi non ho mai sentito parlare male di Scania, io. Se... Poi, se voi anche voi la pensate così, fatemelo sapere nei commenti. Scania io non ho mai sentito parlare male. Tutti i camion ben funzionanti, tutto. Aziende italiane, infatti. Cioè, Scania e Volvo ho mai sentito parlare male. Iveco DAF, è come dire andare. Come dire, compriamoci un Panda. Sto facendo un esempio approssimativo. Compriamoci un Panda. Io dico compriamoci un Panda. E un altro dice compriamoci un Audi. Un Audi. Cioè, compriamoci, facciamo così, compriamoci una Fiat. Prima come esempio e compriamoci un Audi. Ovvio, l'Audi magari la macchina costa dai 30, 20, 25 mila euro, quella che costa meno e con 100 e 110 cavalli più o meno, e il Panda con 8-9 mila euro
casa. Stessa cosa, stessa identica pappa. Cioè, uno ha una qualità maggiore come interni e tutto, l'altro fa proprio un po' più schifo. Qua in Italia si deve andare agli 80. Ci costa molto tachigrafo 83. Adesso non vado fuori dalla linea, quindi è meglio che mi raddrizzo un po'. Siamo gli 83, 85, 90, va bene. Ma va bene. Ma va bene, va bene. Tutto, tutto bene. Va benissimo. Sono già le... Già le 10.05, mamma mia. Sto registrando un... giovedì sera, quando ho tempo registro, ne approfitto, registro 3-4 puntate alla volta. Beve questo? Sì, beve un po', però lo stesso. Però va, guarda, sentite l'accelerazione. Tac. Via. Eh beh, adesso qua ci tocca fare la notte, mi sa. Sì. La notte è brutta fare la notte, mamma mia, se posso fare la notte. Non ci piove già di giorno. Mi lasciate di mettermi, anzi signori. È brutto fare la notte. Cioè, a me piace perché c'è meno casino, però... cioè, c'è meno casino, diciamo così. C'è meno gente che va in autostrada di notte, le macchine non ne trovi quasi nessuna. C'è molto comodo fare la notte. Però come visibilità è meglio la giornata. Anche se qua hai i fendi nebbia, ragazzi, cioè anche se qua hai gli anabbaglianti, fai fatica a vederci, cioè, non ci vedo niente. Però è bello guidare di notte, cioè, ti mette una tranquillità, una sonnolenza. Una sonnolenza. Prossimo camion o Iveco o Mercedes. Adesso vediamo cosa fare. Cioè, prossimo camion che compro, vediamo che camion ho. Andate, guardo un attimo che camion ho. Banca, com'è, si è messo col posto prestito? 12,70, 8.000 euro al giorno, va bene. 35 300 400 qualcosa, 417.000 devo dargli alla banca. Gestione camion, questo qua mi ci ha fatto fare dei chilometri. Questo qua nessuno me lo tocca. Iveco no, eh no. Volvo FH, questo qua devo trasferire di camion. Allora, trasferisci. No, non lo tocchi al mio Volvo. Finito questo, basta. Che bello. Qua no. Qua. No, questo. Per forza. Il mio camion non lo voglio che lo, non lo tocca nessuno. Cioè, i miei due Volvo non li devono toccare nessuno. Questo qua e questo qua, nessuno, proprio nessuno.
Nessuno, nessuno. I Volvo sono pregiati. Volvo Scania, lo Scania sì, li lascio toccare, che voglio sentire dire, cioè voglio sapere cosa ne pensano i miei colleghi, gli scagnetti. Ma Volvo, neanche un dito ci devi mettere, sono sti scherzi. Due Volvo valgono come tutto lo stipendio che prenderei nella tua vita. Figurati se ti lascio mettere mano sopra, tu sei matto. Sono scemo. Già, sti camion adesso ci metto anche meno fatica a farli perché questi lavoratori lavorano tantissimo. Adesso vorrò vedere che azienda mi viene. Azienda di camion. Ho già 9 camion, ragazzi, ci pensate, c'è tanti, tanti camion. Ma meno male, cioè, lascia che girano. Cioè io il mio compito, quello nell'azienda, è di far macinare, macinare, macinare tantissimi chilometri, tanti, tanti, tanti chilometri, per, oltre a dare uno stipendio a tutti, io gli stipendio, i miei lavoratori non vengono a scrocco, e oltre a dare uno stipendio a tutti, il secondo obiettivo è fare una bella flotta di camion, così posso prendere sempre più personale. Quello lì è il mio secondo obiettivo. Spero di riuscirci. Già 9 camion, ho una piccola azienda. Già sono partito da un camion che era quel, mi ricordo che era quel Volvo FH, quello lì che ho in garage e nessuno mi deve toccare. E adesso sto puntando verso. Poi il secondo camion è stato diciamo, quello Scania arancione, era un 620 mi sembra, all'epoca, cioè 2 mesetti fa, quando è che era, un mesetto e mezzo fa, 2 mesetti fa, adesso non mi ricordo tanto. Poi c'è stato, vabbè, c'è stato, mi sembra, l'Iveco, quindi anche quel camion ce l'ho da un bel po' in azienda. E poi DAF, mi sembra. Poi sono venuti fuori Mercedes, Renault, MAN, che adesso non ce l'ho più perché non mi è piaciuto tanto guidarlo. Cioè, una volta lo guidavo con più, diciamo, di più, cioè mi piaceva di più guidarlo il MAN. Adesso si vede, gli hanno cambiato sound e a me fa cagare, quindi, cioè, ci provo anche amarezza quando, cioè, non ci provo fierezza a guidarlo. Proprio schifezze ci provo. Invece un po' di traffico. Io meglio metto piede sul freno, raga. Piede sul freno, sennò poi il mio compito è usare il meno possibile i freni. Quello lì davanti, che pullman è? Boh, cacarra, che cazzo di pullman è? Guardate quanto traffico c'è, raga. Sono già il tachigrafo, raga. Perché c'è già così? Così presto sono il tachigrafo. Mi vuole già rompere il quarto di marone. C'era poi, cioè non ci posso permettersi. Dove mi parcheggio? Metterò qua. Da tempo.
a fare queste cose, raga. Mi giro di qua. Stanno in contromano. Validi. Tac. Non c'è posto, raga. Cioè, si deve autogrillare. Troppo qua, 4 flash, per forza. C'è posto, io ho fatto già sto. Vicino al bordo possibile, questo qua. Forza. Bom, raga, anche questo episodio si è concluso. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!